Avevamo detto che saremmo tornati, siamo venuti qua qualche settimana fa a fare l'annuncio e oggi siamo qui, il 1° giugno, il primo volo da Bergamo. È stata un'emozione, come ho detto, perché a bordo, quando hanno annunciato il primo volo ai passeggeri, siete i primi passeggeri di Volta Crotona, c'è stato un applauso ed è stato molto molto emozionante. Tutti molto contenti e noi in prima battuta, assolutamente, come Ryanair. 189 prenotazioni su 189 posti disponibili, quindi io ho rubato il posto a un passeggero perché arrivo giù per lavoro ma non potevo mancare, oggi dovevo esserci. Stiamo lavorando con l'aeroporto e anche con la regione per cercare di rassicurare il futuro, assicurare un futuro a Crotone anche per la stagione invernale e poi anche per l'anno prossimo, a vedere cosa possiamo fare. Stiamo lavorando, come abbiamo lavorato per tornare, stiamo lavorando anche per continuare a restare. Abbiamo fatto quello che avevamo promesso di fare, quindi niente di più, niente di meno. Adesso si tratta di continuare con l'aiuto delle istituzioni, perché come sapete si tratta di lavorare su progetti di sviluppo in coming che non sono solo a carico dei gestori aeroportuali. Anche le notizie di ieri, di oggi, su altre regioni italiane dove l'impegno del territorio è forte per aiutare questo tipo di collegamenti, noi sappiamo che potremo contare sulla regione, sul comune di Crotone, su quelli del territorio che vorranno darci una mano a fare quello che abbiamo fatto e promesso di fare. Stiamo riabbracciando il sogno che avevamo messo nel cassetto, ahimè, il 1° gennaio. E oggi, paradossalmente, 6 mesi dopo, 1° giugno, riabbracciamo il sogno. Da oggi pomeriggio inizieranno già i tavoli tecnici per pensare al futuro e a quello che dobbiamo pensare. Mi sono voluto godere pure io questi 5 minuti di gioia, perché l'ho avuti tutti sulle spalle, lo posso dire oggi. Questi anni sull'aeroporto è stata veramente dura, è stata una sofferenza incredibile per me, nuovo amministratore pubblico. E avere questa onta della chiusura dell'aeroporto mi è pesata tanto. Oggi mi godo la riapertura, però.